Salve a tutti amici youtubers e bentrovati da uno dei due marchesi rossoblù. Come vedete dalla maglietta mi sto dirigendo tra poco allo stadio Pietro Barbetti per vedere Gubbio San Benedettese, quarta giornata di campionato della Lega Pro Girone B. Una partita molto importante contro un avversario che di recente abbiamo già sfidato sia in Coppa sia nello scudetto di Serie D diversi mesi fa, e fino adesso il bilancio è positivo con due vittorie all'attivo. Speriamo di continuarlo in questa partita che è sicuramente tra le tre partite la più complicata e la più importante. La San Benedettese non è in un momento particolare di forma, perché mi sembra che l'ultima partita ha addirittura perso 3-0 in casa, quindi sicuramente saranno molto agguerriti e determinati, perché sicuramente non vorranno continuare questa striscia negativa anche in casa nostra. Noi dal canto nostro dovremo cercare di mostrare tutti i progressi fatti in queste ultime partite che ci hanno permesso di vincere in casa col Südtirol e poi fare casa l'ultima partita contro la Lumezzane. Bene, io adesso sto andando verso lo stadio, spero comunque di non arrivare troppo in ritardo. Lascio la linea al mio collega Marchese, che sicuramente sarà già arrivato allo stadio, e ci vediamo dopo per i commenti a fine primo tempo. Ciao ragazzi! Eccoci qui ragazzi, siamo allo stadio Pietro Barbetti di Gubbio, sono in compagnia del mio amico Alessandro, di Mattia, di mia madre. E invece l'Alto Marchese si trova dall'altra parte in curva. Lo stadio si sta riempiendo, aspettiamo che la partita abbia inizio, che inizia esattamente fra 20 minuti. E niente ragazzi, ci vediamo alla fine primo tempo. E comunque sia ringrazio Emanuele per la linea. Ciao ragazzi! Da poco concluso il primo tempo, il Gubbio purtroppo è in svantaggio per 1-0 contro la San Benedettese, in un primo tempo molto equilibrato e con due squadre che hanno giocato più o meno allo stesso livello. Diciamo che questo episodio nei primi minuti ha un po' compromesso la partita, perché comunque per tutto l'arco della partita, per tutto l'arco del primo tempo ovviamente, ce la siamo cavata, abbiamo avuto tante occasioni davanti, però dietro traballiamo un pochino troppo perché perdiamo dei palloni sciocchi e rischiamo di fargli fare il secondo gol, che deve essere la cosa che più dobbiamo evitare, soprattutto perché è una partita equilibrata tra due squadre che si equivalgono. Speriamo che nel secondo tempo si possa arrivare ad un pareggio, perché sicuramente è il risultato più giusto. C'è stato un episodio che l'arbitro ha valutato male, che era la possibile espulsione di un giocatore avversario, ma se ci fosse stata quell'espulsione sicuramente la partita sarebbe cambiata. Purtroppo ha deciso di dare il giallo, anche se secondo me è stata la decisione più sbagliata, perché un fallo da dietro, che è veramente cattivo e che poteva fare veramente male a Ferretti, meritava di avere il cartellino rosso. Comunque, tralasciando l'aspetto arbitrale, abbiamo giocato finora un buon primo tempo, speriamo di poter segnare subito nei primi minuti nel secondo per potergli mettere paura nei restanti minuti e per poter quindi raggiungere la vittoria. Do la linea al mio collega Elia, e cioè l'altro Marchese Rossoblù, e ci vediamo alla fine per il commento che faremo insieme della fine della partita. La fine del primo tempo si conclude con la San Benedettese in vantaggio 1-0 nell'unica occasione che hanno avuto, che è il rigore procurato purtroppo da Pollace, dove purtroppo la San Benedettese è passata in vantaggio. E praticamente ragazzi, primo tempo una partita abbastanza buona, il Gubbio si è mangiato letteralmente due occasioni clamorose davanti alla porta, ha creato tanto, deve migliorare un pochino più la fase finalizzatrice perché i presupposti ci sono. Speriamo in un secondo tempo più avvincente, dove il Gubbio magari possa trovare il pareggio, magari qualcosa di più, e ci sentiamo a fine partita ragazzi. Vi do la linea al mio amico Emanuele per eventuali commenti. Ciao ragazzi! Bello vedere tante esultanze nonostante la sconfitta e tanti cori di incitamento verso il portiere Volpe, colpevole di aver regalato il gol del 2-1, ma che comunque ci ha salvato tantissime volte in tantissime partite. È giusto anche per lui un incitamento per un errore che può succedere, soprattutto per un ragazzo di 18 anni. La delusione c'è, però può andare meglio. Pensa se vincevamo. Ci vediamo dopo per il commento con l'altro Marchese. Eccoci quindi qui ragazzi, purtroppo la partita si è conclusa con il risultato di 3-1 per la San Benedettese. Ingiusto. Sì, un risultato secondo noi ingiusto, perché comunque il Gubbio meritava quantomeno il pareggio, però ci purtroppo 40 palle gol, a parte che ci siamo mangiati tanti gol, però pecchiamo secondo me di troppi errori difensivi. Ci manca un attaccante da noi tanto. Più che altro il problema è che noi abbiamo di fortissimo, abbiamo solo Ferretti.
Ferretti, cioè, se sfruttavano bene uno di quei 4-5 cross che ha messo in mezzo, sicuramente potevamo smettere la partita a nostro vantaggio. Purtroppo in questa partita, secondo me, è andato tutto storto. E allora è andato tutto bene. È andato tutto bene perché c'è stato espulso un giocatore così all'improvviso. Noi è stato espulso un giocatore a loro che doveva essere espulso per un fallo nettissimo, clamoroso, proprio cattivo, che gli poteva anche rompere la gamba. Hanno segnato purtroppo su una delle pochissime papere che ha fatto Volpe finora nella sua carriera. In questa partita gli è girato tutto bene. Purtroppo, secondo me, hanno vinto quella che finora, tra le tre partite che abbiamo giocato contro di loro, quella che contava di più, purtroppo. Però dai, ci può sta comunque, dopo pareggio e vittorie, una sconfitta ci può sta. Certo, come è venuta dà un po' fastidio. Però comunque il fatto che sia una cosa positiva è che comunque... Io dico una cosa, condizione arbitrale spenosa. Commento sul gioco del Gubbio, che dici? Ha giocato veramente bene, ha fatto una bella partita. Si vede purtroppo che ci manca un attaccante, perché noi facciamo tanta fatica. No, noi giochiamo le palle solo su Ferretti. Solo su Ferretti, facciamo tanta fatica. Lui può segnare, ma non è il suo compito principale, deve farlo qualcun altro. Purtroppo, come hai detto tu, a noi c'è andato tutto storto, alla San Benedetto è andato tutto bene, perché hanno fatto un gol sul rigore, un gol su una papera, alla fine il terzo gol, che erano anche 11 contro 10. Purtroppo loro hanno fatto 3 tiri, 3 gol. Purtroppo questo è il calcio, tu hai fatto tante azioni, non ne hai sfruttata nemmeno una. Solo se una, non Ferretti, che ha fatto tutto. Ha fatto l'azione da singolo, però, perché tu hai avuto tantissime palle gol, nemmeno una ne hai saputo sfruttarne. Sinceramente, ragazzi, è stato ingiusto, però... Mi spiace, però... Ci siamo comunque. Siamo quindi in classifica, cioè siamo a 3 punti dalla prima posizione. È appena cominciato, quindi il Parma ha perso. Quindi c'è, adesso per curiosità comunque controllo, però il Parma dovrebbe comunque aver perso. Comunque noi in ogni caso volevamo fare gli auguri al dirigente Vetrini. Cioè, auguri Vetrini, auguri Vetrini! Oggi ho capito, sono perso infatti. Io sto gufato, avrà gufato come un porco. Avrà gufato solo davvero oggi? Sì. Comunque, allora, mentre tu cerchi tutta la classifica, tutto quanto. Il Parma ha perso. Ah, vi dico i risultati: Ferrari Pisano Lumezzane 2-2, Mantova Pordenone 0-2. Pordenone va nella prima posizione in classifica. Il Teramo perde 2-1 con il Modena. Il Bassano pareggia con l'Alto Adige. Il Fano vince 3-1 con il Padova. Forlì Albinoleffe 2-2. Gubbio San Benedetto, un altro l'abbiamo detto. Macerate Ancona 0-0. Parma Venezia 1-2. E Reggiana Sant'Arcangio si gioca martedì alle 8:30. Per una classifica che vede: dire prima posizione. Pordenone 10 punti. Venezia e Bassano 8. Gubbio 7. Sant'Arcangelo 7. Ferrar Pisano 7. Sambe 6. Parma 5. Eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, una partita storta. Purtroppo può succedere. Bisogna ricordarti che bisogna dare la palma del migliore in campo. Assolutamente. Ferretti. Il giocatore, secondo me, con un centravanti buono, Ferretti ti può fare 20 gol. Assolutamente. Comunque, in ultimo volevo comunque dare un saluto di vicinanza al nostro portiere Volpe, che purtroppo ha fatto una... Vai Giacomo, vai! Comunque però sono rimasto contento, perché in curva ho sentito tanti cori di incitamento a fine partita, praticamente hanno dedicato un coro soltanto a lui, ed è questo il bello del calcio, secondo me, stare vicino a un giocatore. Posso dire una cosa che forse non tutti sanno, sappiamo tutti quanti chi è Eugenio Lamanna, no? Genere. Quando giocammo Bellaria Gubbio, la Manna, stavamo vincendo 1-0, fece una papera clamorosa, andò quasi sulla linea dell'angolo senza un motivo per andare a prendere la palla un giocatore, si fece scartare e segnarono l'1-1 al 94esimo. Signor Giaccherini, sappiamo tutti che è Giaccherini, no? Quindi ragazzi, se ha fatto queste papere la Manna, sappiamo chi è. Giacomo Volpe, se una volta sbaglia non succede nulla. Ha fatto 1000 miracoli finora, quindi un ragazzo del 96 ha fatto 97 quello che è comunque 96 uno no. uno uguale no, comunque ragazzi, Volpe ha fatto quel che ha fatto, un sono ottimo portiere. Guardate, un saluto anche a Cedric Calombo, che anche lui ha fatto gli devo fare più forte. No, vabbè, scherzo. Tanto questo verrà tagliato. No, non comunque, ragazzi, abbiamo detto quello che volevamo. Finisce. Video finisce. No, Marchese Rosso Blu, numero 1. Numero 2. Numero 1. No, numero 1. Numero 1. Numero 2. Numero 3, 4. Basta, fine. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un saluto da noi tre e ci vediamo al prossimo, speriamo, in una bella. Ciao Vetrini. Ciao Vetrini.